Mister, buongiorno. Buongiorno a te. E grazie per ospitarci dentro il Museo Amaranto e per concederci questa intervista. Non potevamo non cominciare da qui, insomma, da una formazione mitica per l'Arezzo, ma le chiedo innanzitutto come sta? Sta bene? Sì, tutto bene. Oh, l'Arezzo lo segue sempre. Sì, già entrare in questo museo che fa parte della storia dell'Arezzo, vedere già sta foto e già prende già un po' di emozioni. Vedere il mister che ci ha portato alla vittoria del campionato ti dà grande emozione. Lei è vicepresidente del Museo Amaranto, che sta insieme a altri enti, altri soggetti come Orgoglio Amaranto, come i gruppi della Sud, come la società, come il Comune, sta costituendo il comitato per le celebrazioni del centenario che ci saranno l'anno prossimo. Qui dentro devo dire che insomma si respira una bella atmosfera, no? Mancava un luogo così che insomma ormai è qui nato. C'è la storia anno. Dell'Arezzo, grazie a Stefano Turchi, a Stanganini, a Bianchini, a tutti noi componenti, Nando Orsi, Butti, Presidente, Pellicanò, Mangoni, cerchiamo di tenere in vita questo museo che è una parte integrante della nostra storia. Prima mi diceva, la mia storia la conoscono tutti, invece magari ci sono tanti tifosi più giovani, no, che non la conoscono. Lei mi sta scritto pagine importanti che poi sono raccontate qui dalle fotografie, dalle maglie, dai palloni, che poi vedremo durante questa intervista. Da dove nasce la storia di chi non eri calciatore? Ma nasce dalla strada, dal Gattolino, che giocavo per la strada con degli amici. Mi vide un osservatore, pensa a te, un po' di osservatore per la era strada. Bravo, era bravo, sì, già sulla strada. Vabbè, mi portò alla Mazzola, che era una squadra di Tonino Duranti dell'epoca, e ci ho fatto 2 o 3 anni da bambino. Poi l'Arezzo ci ha comprato praticamente tutti 11, credo per 250.000 lire, e ci ha portato tutti ad Arezzo, e da lì è iniziata la mia... Ormai penso che sia una vita che vedo sta maglia, insomma, ce l'ho nel cuore proprio. Un saluto anche ai familiari di Tonino Duranti, che è stato un personaggio importantissimo per tanti ragazzi, no? Che sono cresciuti nelle giovanili. Un allenatore talmente bravo. Un allenatore papà, devo dire. Sì, un allenatore papà e poi molto bravo anche a livello tecnico e umano. Assolutamente sì, sono d'accordo. E poi, mister, tanto poi proseguiamo qui, c'è una carrellata di foto che sono bellissime. E poi all'Arezzo ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino al debutto in prima squadra nel 72, giusto, contro il Sorrento. Il 72 con Sorrento, che è stata gol. È una partita, ho fatto gol, abbiamo perso, ma è già una data già indimenticabile per me. Che ricordo ha di quella partita, di quel calcio lì? Ma soprattutto c'è un ricordo, perché all'epoca giocare c'erano 13 giocatori, giocare in prima squadra era difficilissimo, c'erano, come si dice, una volta si dicevano i senatori, è difficile prendergli il posto a loro, e non è come adesso che magari uno è bravo a 18 anni, lo fanno a 17-18 anni, lo fanno esordire subito. Lì c'era molta, ma molta fatica per giocare. Altro, da quella primavera lì sono usciti tanti giocatori, no? Molti la considerano una delle più forti della storia dell'Arezzo, perché c'era lei, c'era Andrea Baldi, c'era Graziani, c'era Giuseppe Martini, che adesso fa il medico, ma ha giocato in Serie B anche lui, Giulianini, e con la vetta in porta. Abbiamo una squadra discreta, molto. Forse non tutti sanno che poi dopo l'esordio Menchino Neri però lascia l'Arezzo. Ma lascio l'Arezzo un anno in prestito a Empoli, sì, a malincuore, perché non voleva andare. No, il presidente vide che avevo poche opportunità di giocare, mi ha mandato in prestito. Era Montaini il presidente. Sì, in prestito a Empoli, sono andato via piangendo. Io poi ho fatto un buon campionato sperando di tornare ad Arezzo, invece è cambiata un po' la musica, mi hanno ceduto alla Massese, dove ho fatto 2 anni e poi sono andato alla Reggiana. Oh, 2 anni a Massa, 3 a Reggio Emilia. 3 a Reggio Emilia, poi ho fatto una parentesi a Como, che mi ha voluto Marchioro, che giocava a Reggio. Eravamo in Serie B, una grande squadra eravamo. E Giuliano Silli mi ha chiamato a ottobre e mi disse: guarda, c'è la possibilità di venga ad Arezzo. Feci la valigia in un secondo. Non mi interessava né soldi né Serie B, niente. Il richiamo di...
di questa maglia è sempre stato superiore a tutto. Ma in quegli anni lontano da Arezzo, ecco, come ha vissuto il rapporto con la città dove era nato, dove era cresciuto, con la squadra che... No, io c'avevo amici, Andrea Baldi, Francesco Sanna, che giocavano in Arezzo, ero sempre informato. Senti, ti dico la verità, il sogno mio era di tornare. Arezzo, sempre. Anche se a Reggio Emilia soprattutto è stato bene, no? No, è stato benissimo, però era... era un amore appena nato con l'Arezzo, perché qualsiasi offerta che c'era io preferivo sempre questa, la maglia. E poi nel 79, giusto? Torna... Nel 79 sono tornato insieme a Adriano Malisa, che abbiamo preso, cioè è venuto lui, e c'era Cucchi allenatore. Pierino Cucchi, e abbiamo fatto un campionato così e così, poi... E l'anno dopo è stato esonerato, dopo 5-6 domeniche, è venuto Angelillo ed è lì nata questi 4-5 anni bellissimi. Eh sì, qua ci sono poi anche alcune foto che testimoniano la storia di Domenico Neri, che si è sviluppata anche intorno a grandi crocevia, no? La Coppa Italia Semipro, la promozione in B. Sì, a vedere questi compagni tutti, come Pelliganò, come Minoia in foto lì, come Bertoni, Riva, poi Giuliano Silli, il povero massaggiatore, ti dà una grande emozione veramente. Menchino Neri era, mister, chi era? Un regista? Un trequartista? Una seconda punta? No, io preferivo giocare dietro le punte. Trequartista classico? Sì, sì. Sì, dietro le tutto punte. Fantasia. Sì, con due punte si giocava all'epoca, con Angelillo e dietro le punte, che mi piaceva, era il ruolo forse che ho dato di più. Sono quei ho ruoli... fatto meglio forse, sì. Sono quei ruoli anche difficili da inquadrare. Sono un po' difficili, per un allenatore, no? Diventa sempre un problema, perché non sai mai se giochi con tre punte o con due, non lo sai mai. È un ruolo che metti in crisi sempre l'allenatore. E questo lo dice anche poi sulla base dell'esperienza da allenatore che ha avuto. Da allenatore, infatti, però io ho cercato sempre di far giocare l'uomo dietro le punte. Quindi da allenatore uno come Menchino Neri l'avrebbe fatto giocare, anche ma perché sai, insomma, lei era forte, non era un giocatore di poco conto. Dovevo piacere, non è che a tutti, magari, sì, magari facevo delle giocate, però... Delle volte magari a livello fisico non ero eccezionale, insomma. Vabbè, ma era anche un altro calcio. Ma per quello che ricordo, mister, con gli allenatori ha sempre avuto un buon rapporto. Ma al di là di Angelino, con tutti. Con Ricomini, con Cucchi, con Benvenuto, ho avuto Casciagli a Reggio Emilia, ho avuto Olivieri. Olivieri com'era, mister? Era, come si dice noi, era... Martello. Sono martello già i primi anni, ha cominciato a essere un martello proprio, ma veramente nel senso della parola, sì. Ci andava d'accordo anche sì, con molto, Olivieri. Molto, sì. Ha avuto anche Orrico, se non sbaglio. Ho avuto Orrico, a Massa, ho avuto il povero Giampiero Vitali a Massa, ne ho avuti tanti, ho sempre un ricordo, sempre dato d'accordo con tutti. E con Angelillo è stato forse l'allenatore che mi ha fatto crescere più di tutti. Infatti le avrei chiesto se c'è un allenatore con il quale ha avuto un feeling più solido rispetto agli sicuramente con altri. Angelillo aveva un carattere particolare, dovevi stargli bene, credete, perché era un po' particolare. Credo che per il suo carattere non ha fatto la carriera che forse a livello tecnico meritava. Sa che questa è un'osservazione che si fa anche quando si parla della carriera di Menchino Neri, cioè che è un giocatore che avrebbe potuto raggiungere anche la Serie A perché aveva i mezzi tecnici per arrivarci, e invece cos'è che l'ha frenato? Te l'ho spiegato da quando sono nato. Io ho avuto due richieste di Serie A nel momento che eravamo primi in B, però d'accordo con Terziani ho rifiutato, perché te l'ho detto, è troppo forte il legame con questa maglia. Pensa non mi è interessato giocare in Serie A, per me era importante giocare di Arezzo, poi basta. Oggi potrebbe succedere una situazione di questo tipo? Oggi i giocatori ragionano in maniera diversa? Non credo, perché ce ne pochi che sono stati in una società di 10-15 anni. Insomma, ora poi credo che ogni anno, due anni, se cambia. Te pensi
o di chi è dei tifosi, anche il più sfegatato, la squadra di 3 anni fa forse non se lo ricorda. Sì, è vero. Ma se ne è mai pentito di quella scelta lì? No, mai. Ah, questa è un'altra... No. Qui guarda, c'è una foto, mi sembra che è la partita che l'Arezzo giocò a San Siro contro il Milan. Sì, con Pellicano, Mangoni, sì, Zandonà. Sì. C'è un ricordo, perché adesso tutti direbbero sicuramente la rovesciata contro il Campobasso, 9 giugno 1985, ma c'è un altro ricordo che le è rimasto sulla pelle, vivo, proprio come una sensazione inebriante? Ma sempre le cose, quelle positive. Più positive, però la vittoria del campionato è stato forse il giorno, insieme alla rovesciata, quello che ti ricordi maggiormente. Ora, qui c'è anche il pallone della rovesciata che Stefano Turchi custodisce gelosamente da un'altra parte. Sì, il pallone che credevo di averlo io. Oh, me lo spiega questo. Credevo di averlo io in casa, invece è il pallone che della rovesciata, Tovagliere lo buttò in curva, l'ha preso un tifoso che dopo 30 anni l'ha portato al museo e io credevo di averlo in casa, ma era il secondo il mio. Sì, è qui verle costruito. Perché il pallone, quello vero della rovesciata, Tovalieri da dentro la porta l'ha buttato in curva e un tifoso l'ha preso e l'ha tenuto in casa per 30 anni. Poi ha fatto un bel gesto e l'ha data a noi come museo. E questa è bellissima, questa cosa. Molti non sanno che poi la sua carriera non si è chiusa ad Arezzo, però. Cioè, si è chiusa a Montevarchi, perché... Una bandiera dell'Arezzo che va a giocare a Montevarchi. Ti spiego. Io ero d'accordo sempre con Terziani che faceva contratti in bianco e faceva lui la cifra. Diceva: quando finisci di giocare rimani con me. E nell'anno che finivo di giocare ha venduto la società e i dirigenti nuovi, no, Terziani gli spiegò che di questa situazione mia, i dirigenti nuovi non l'hanno voluto sapere, e lui mi porta a Montevarchi perché aveva comprato il Montevarchi. E io ci andai lì, poi abbiamo vinto il campionato ma ho smesso subito perché diciamo che non avevo più voglia di giocare. Ma perché, mister? Perché era un motivo fisico, non avevo voglia di faticare, era una questione mentale? Ero demoralizzato, ho fatto un campionato tanto per farlo e solo per i Terziani, e poi anche abbiamo vinto anche un gran campionato a Montevarchi, siamo stati accolti benissimo, però si era arrivati alla fine della carriera, dai. Mi parla anche della sua parentesi da allenatore, mister, perché poi ha vissuto anche ad Arezzo una stagione molto bella nel girone sud della C1, un'altra altrettanto bella, no? In cui potesse buttare la B. Poi forse nell'ultimo anno ho avuto delle incomprensioni con diversi dirigenti dell'Arezzo e volevano imporre delle cose che io non ho mai accettato, e per questo sono stato esonerato, insomma. Imporre delle cose che non mi piacevano, via. È uno dei motivi per cui poi ha interrotto anche la carriera da allenatore? No, dopo sono andata a Massa, ma sì, per lo stesso motivo. Cioè, troppi compromessi. Anche lì, incomprensione, tutti. Non posso fare l'allenatore. Non potevo fare l'allenatore. E non potevo fare neanche il dirigente. Però io ricordo che aveva un rapporto umano veramente stretto con tanti giocatori, no? Lei aveva questa capacità di creare empatia con il gruppo, no, guarda, con lo spogliatoio. Io sono stato contento perché 10 giorni fa sono venuti 7-8 giocatori ad Arezzo e l'ho ritrovati tutti, l'ho abbracciati tutti, erano tutti entusiasti. È venuto Rebesco, è venuto De Poli, è venuto Caverza, c'era Fabri, eravano 7-8, si sono trovati qui, mi hanno chiamato. Abbiamo fatto una rimpatriata. Sì, tutti i giocatori che avevo nel 92. Eh sì, ricordo bene. Ma infatti una delle cose che molti tifosi si domandano, no? Ma perché Menchino Neri non ha un ruolo nell'Arezzo per sfruttare la sua capacità di creare legami, di creare simpatia, sfruttando quello che è stato un passato importante, no? Da giocatore bandiera. Ma non lo so, queste sono domande che dovresti farle a chi ha preso la società da 20 anni, cambiano talmente presidenti e cose che può darsi che
sono, cioè, ognuno ha le sue idee. Uh-huh. Ma le piacerebbe farlo, comunque avere un ruolo? Piacerebbe, mi piacerebbe se ci sono le cose, i presupposti e continuità e programmazione. Se devo farlo lì, tanto per tanto a me non è che mi interessa entrare e apparire, no. Questo posso testimoniare che non è mai è l'ultima cosa che faccio. Dare una mano mi piacerebbe, però ci deve essere delle programmazioni che vanno più là che di un giorno, insomma. No, sono d'accordo, è un po' il problema del calcio di oggi, no? Anche se adesso speriamo sembra si sia trovata un po' di stabilità. Stavo guardando un po' di queste foto qua intorno, insomma la maglia Fibo che è quella che le è rimasta più sulla pelle, questa sì. È la più bella in assoluto. Molti abbiamo vinto con la Ponte, però è la maglia Fibo che è rimasta nel cuore un po' di tutti, insomma, ecco. Ha fatto caso che allo stadio in curva c'è una bandiera con la sua immagine, no? E ci sono Brigata Neri. Sì, mi dà immensa felicità, quello sì. È una cosa che ti fa sempre piacere, dai, inutile nasconderlo. Poi per i tifosi lei resta veramente un personaggio simbolo. Ha qualche idea per il centenario, mister, da proporre, da lanciare? Guarda, stiamo un po' trovandoci con quelli del Museo Amaranto, se possiamo dare un'idea, qualcosa a Orgoglio Amaranto, alla società stessa, a tutti, mi piacerebbe che venisse fuori una bella cosa. Poi devono essere d'accordo la società per primo, e poi cogliere magari qualsiasi cosa di noi, perché cioè, 100 anni, insomma, è un traguardo che sarebbe bello festeggiarlo innanzitutto in C, che quello sicuramente ce la facciamo, e poi fare una bella cosa che rimanga, insomma. Ecco. Le chiedo un'ultima cosa anche sull'attualità, mister. Insomma, come le sembra questa squadra, toccando ferro, ce la può fare finalmente a salire di categoria? Guarda, io l'ho vista questa squadra, non c'ha rivali. Non c'ha rivali con nessuno, e quando vuol fare la partita la fa, lascia perdere una partita che ha perso, ma cioè, secondo me questa è una squadra talmente completa che non esiste che non vinca. Secondo me lo vince con tantissimi punti di vantaggio. E questo non ho dubbi proprio. E questo lo speriamo. Mister, grazie. È stata come al solito un grande piacere fare due chiacchiere con lei. Grazie. E poi tanto ci vediamo allo stadio e forza Arezzo. Grazie, forza Arezzo. Grazie, sempre, mister. Grazie.